Indicazioni turistiche e consigli su dove mangiare e pernottare, conciliando cultura e territorio, presentata oggi l'iniziativa Scoprire il Molise. Un progetto editoriale che mette in sinergia istituzioni ed imprese per rilanciare cultura e territorio. Si tratta di Scoprire il Molise, l'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio del Molise in collaborazione con la Regione e la Fondazione Molise Cultura. Nello specifico pubblicati degli opuscoli che raccontano il territorio e lanciati a supporto della data zero di Sonica Poietica 2019, prevista per il 27 luglio ad Altilia. Una monografia turistica per conoscere le bellezze della regione, con il supporto di guide esperte per gustare prelibatezze tipiche e pernottare nei luoghi consigliati, come spiegato dalla responsabile della comunicazione della Camera di Commercio, Eliana Marinelli. La Camera di Commercio del Molise, come detto anche oggi dal Presidente Spina, ha un ruolo di facilitatore, come sempre, tra le istituzioni, ma soprattutto tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale. Conseguentemente, nella costruzione di questo pacchetto turistico che sperimentalmente è stato messo a disposizione dei turisti che verranno, dei visitatori che verranno in Molise in occasione dell'evento zero della rassegna estiva di Sonica Poietica 2019, sono stati dati dalla Camera di Commercio alcuni suggerimenti utili anche in termini di pernottamento e ristorazione rispetto ad alcune strutture ricettive, ovviamente in prossimità degli eventi. L'invito proprio del Presidente Spina è stato quello nella giornata odierna, rivolto agli imprenditori e agli operatori turistici di seguire le istituzioni che in questo momento stanno ricreando un ambiente favorevole per le attività economiche, quindi seguirci, partecipare e soprattutto partecipare alle prossime iniziative di formazione e di qualificazione della filiera. Tutte le guide sono state pubblicate 4, ne saranno pubblicate 8, oltre ad eventuali altre guide su suggerimenti anche del tessuto imprenditoriale stesso delle altre istituzioni. Sono intanto disponibili in formato cartaceo presso la Camera di Commercio del Molise e il Presidente Spina per l'appunto auspicava che gli stessi operatori si mettano in contatto con noi per poter organizzare via via sempre più celermente delle distribuzioni, ma ovviamente strizziamo l'occhio e guardiamo l'occhio alla tecnologia. Le brochure sono tutte disponibili in formato sfogliabile sul sito della Camera di Commercio del Molise, nella sezione Scopri il Molise e ovviamente vengono veicolate anche sui nostri social. Al fine di coniugare cultura e turismo, poi immancabile l'apporto dell'assessore regionale al ramo Vincenzo Cotugno. Noi lo stiamo dicendo ormai da un anno, il turismo è cultura ma è anche sviluppo economico, per cui questa ricaduta sul territorio, questo entusiasmo, questa voglia di fare che stiamo registrando in tutti quanti le conferenze stampe, gli incontri che facciamo sul territorio, ci dice che siamo evidentemente sulla strada giusta. Noi ci crediamo, se il territorio ci crede, possiamo creare qualcosa di buono.